L'archivio dei diari di Pierre Santo Stefano nasce nel 1984 da un'idea di Saverio Tutino, giornalista e scrittore, che è capitato in queste zone in modo del tutto casuale. In realtà lui ha vissuto, è stato un cittadino del mondo. Molte di queste foto lo ritraggono in momenti della sua vita particolari come giornalista, come scrittore, come inviato. Tutino è arrivato qui, in questo minuscolo paese della Toscana, ha pensato di fondare un archivio dove fosse raccolta la memoria delle persone comuni, quindi non personaggi noti, ma tutti coloro che volevano lasciare una traccia del proprio vissuto. Dal 1984 ad oggi abbiamo raccolto 7.000 documenti scritti per un totale di qualche centinaio di migliaia di pagine che raccontano quella che è la storia dell'Italia e dell'Europa negli ultimi 250 anni. E i temi più presenti, più rappresentativi, ovviamente, sono quelli che poi hanno permesso l'accesso alla scrittura popolare delle classi meno abbienti e quindi emigrazione della fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, prima guerra mondiale. Dopodiché c'è il grande scenario del Novecento con la Seconda Guerra Mondiale e poi tutta la parte della seconda metà del XX secolo, quindi il lavoro, l'emigrazione nuovamente, ma un'emigrazione interna dal sud al nord, la famiglia, l'amore, le problematiche di natura sociale ma anche psicologiche, le passioni politiche, religiose. Ed oggi, gli ultimi 20 anni, diciamo così, la scrittura si orienta più in una dimensione individuale, quindi c'è la persona al centro, sono spariti i grandi fatti storici.